Altrettanto dura la deputata lucana del Movimento 5 Stelle, Mirella Liuzzi, per la quale è facile dire che c'è qualcosa che non va, più difficile agire e proporre seriamente un cambiamento. Non ha fatto niente per risolvere il problema dell'isolamento di Matera. Infatti, insieme al presidente Pittella, ha firmato un patto per la Basilicata che non regala quasi nulla alla provincia di Matera e a Matera. Sono previste semplicemente uno stanziamento per l'ammodernamento della tratta ferroviaria delle ferrovie Apollo-Lucane, intorno ai 60 milioni, ma non c'è una parola né sulle ferrovie dello Stato e quindi sull'incompiuta Matera-Ferrandina, né su altre possibilità legate proprio ai treni e alle infrastrutture ferroviarie.